Ciao a tutti amici di CDK, qui la vostra Ask, che vi parla, vi dà il benvenuto nel video del 1° ottobre dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK ha da proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming oppure sul mio social di Instagram per i miei aggiornamenti. I link sono tutti quanti scritti in descrizione. E mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Primissimo gioco gratis che presentiamo per chi ha l'abbonamento all'Xbox è Unsighted, che è un gioco che io personalmente non conosco, ma sapete, è un gioco molto particolare, molto pixeloso, quindi stile grafico bellissimo e anche un po' platform, quindi molto bellino. E consigliato ovviamente di provarlo e di giocarlo, anche perché per voi sarà completamente gratuito. E invece gratis per chi ha l'abbonamento al PlayStation Plus, sto andando personalmente un giocone molto importante ed è Hitman 2, che sicuramente conoscerete, ma se non avete mai avuto occasione di giocarlo, questa è la vostra grande occasione, quindi approfittatene e scaricate il gioco, perché per voi che avete l'abbonamento a PlayStation Plus è completamente gratis. E invece gratis sempre con l'abbonamento all'Xbox stanno dando anche Castlevania Harmony of Despair, che è uno di tanti capitoli a tema Castlevania che assolutamente vi consiglio di provare e di giocare. So che comunque sono vecchi, ma i Castlevania sono assolutamente dei gioconi da provare, quindi assolutamente consigliato di giocarlo. E invece gratis su Focus NTMT abbiamo The Surge, che è il nostro gioco di comunque di esplorazione e di combattimento, che è molto particolare, che a me è sempre interessato perché ne ho sempre sentito parlare, ho visto sempre un sacco di gameplay, sembra davvero molto bello, quindi anche voi approfittate e lo potete riscattare ancora per pochi giorni, quindi giocatelo. Invece, per i giochi in uscita, oggi finalmente uscirà il nostro FIFA 2022. Uscirà ufficialmente. So che lo state già vedendo da qualche streamer su Twitch o in giro nella rete, ma finalmente potete comprarlo anche voi. Ma soprattutto prendetelo dal nostro sito, perché già adesso è scontato del 31%. Quindi approfittate e non perdetevi questa occasione. Invece, il 7 ottobre uscirà il nuovo capitolo di Far Cry, quindi Far Cry 6, che sicuramente conoscerete la serie di Far Cry, o comunque avete giocato almeno un capitolo. Quindi comunque consigliatissimo di comprarlo e di giocarlo, perché è un classico Far Cry, un classico FPS in cui vi divertirete tantissimo, quindi, ed è già scontato sul nostro sito, quindi non perdetelo. Invece il 19 ottobre uscirà War Mongrels, che è un gioco questo che io non conosco, ma vedo che comunque è un gioco molto interessante perché è di combattimento, forse anche a turni dall'alto verso il basso, quindi è molto interessante da provare. Sono molto curiosa di giocarlo e di provarlo, e anche voi mi raccomando tenetelo d'occhio perché già adesso è scontato. Invece il 22 ottobre uscirà The Dark Pictures House of Ashes, il nuovo capitolo della serie di giochi Dark Pictures, e noi ne abbiamo giocato qualcuno di questa serie proprio su Twitch insieme, quindi non vedo l'ora di giocare questo nuovo capitolo insieme a voi e magari giudicarlo, vedere se è bello o meno, ma lo giocheremo insieme nel caso, quindi tenete d'occhio l'uscita di tutti questi giochi. Invece per i giochi super scontati abbiamo No Man's Sky, che costa solo 11 euro, scontato di quasi il 60%, è veramente un prezzo stracciato. So che molte sono state molto le critiche iniziali, ma adesso è stato migliorato completamente ed è un gioco che davvero merita. Quindi davvero vi consiglio di comprarlo e di giocarlo, perché un prezzo del genere non trovate da nessun'altra parte. Invece altro giocone molto importante è Shadow Warrior 2, che costa poco meno di 7 euro, scontato dell'81%, anche qui è un prezzo veramente super scontato e assolutamente ve lo consiglio di giocare, perché anche qui FPS in prima persona è davvero strabello e divertente, quindi tenetelo d'occhio e compratelo perché costa veramente poco. E invece costa soltanto 3 euro, scontato dell'84%, abbiamo Wolfenstein Youngblood, che sicuramente conoscerete anche questo, e anche qui è un gioco FPS in prima persona che ha anche una storia molto particolare, quindi davvero ve lo consiglio perché 3 euro è veramente un prezzo stracciatissimo, approfittatene. Ultimo ma non importante, The Elder Scrolls 5 Skyrim, la versione più particolare per il visore. Quindi se avete visore e volete giocare qualcosa di particolare, è la vostra occasione. Costa solo 10 euro, è scontatissimo, quindi approfittatene. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi. Io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima presentazione di giochi. Oppure vi aspetto sul mio canale Twitch. Alla prossima, ciao ciao!